Come sempre. la luce. Sì. Non è cambiato niente comunque. Ah, arriva addosso. Ok, adesso va benissimo. Conto da 5 a 1. E ti connetti a Ilaria. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. Arriva trascinando sua mamma per i capelli, arrabbiata, che le dice: adesso guardi tutto quello che hai fatto. Ilaria ti dà l'autorizzazione? Sì. La madre resta, la invitiamo. Si resta, però si siede su una sedia girata dall'altra parte. Ok, vediamo se con questa argomentazione la spingiamo a girare la sedia. Oggi abbiamo l'occasione di dimostrare che Geova è tutto, che Geova è il Dio di tutti noi, anche di noi miscredenti. Che Geova è la salvezza. Oggi abbiamo l'occasione di chiamare Geova, Yahweh. Non è interessata? Sì, si è girata e ha detto, oh, finalmente. Oh, benissimo. Abbiamo la sua attenzione totale dall'inizio alla fine? Sì. Ok. Abbiamo l'autorizzazione di Ilaria, abbiamo la super attenzione, ormai l'ha detto dall'inizio alla fine della mamma. Quindi chiamiamo Geova. Suonino le trombe, squillino le trombe. Apriamo il sipario, che entri Geova. Chi arriva? È arrivato, vedo un uomo con la barba nera lunga, vestito tutto agghindato per la festa, dice. La festa di Quindi, oggi? Ok, l'abito è cos'è? Dorato? sì, c'è il mantello dorato, è tipo una veste bianca con sopra un cappotto, una specie di cappotto con i bordi dorati. Sì, Okay, è un essere umano maschio, l'aspetto. l'aspetto sì. La barba è nera perché è giovane. Sì, abbastanza, 38. Ok, come si chiama? Geova, Giovanni. questo è il suo nome. Dice Geova. Ok, Cosa me lo chiedi a fare? va bene. Elena, ti va di andare dentro a Geova? Vedere solo come è fatto dentro. Non devi canalizzarlo, niente di che. Andiamo a vedere come è fatto dentro Geova. Vai, avvicinati, vagli dentro. Ci sei? Cosa vedi? Vedo come se fosse fatto di un'impalcatura. Cioè di legno, Sì. con bastoni di legno. Sì. E E poi? il contorno della figura fatto tipo di cartapesta, sembra. Ma dentro è vuoto. Ok, è un essere con parte subliminale, mi fa un po' ridere chiedertelo, ma te lo chiedo lo stesso. No, no, c'è niente dentro. Ha le parti subliminali di altre persone e le usa? Vedo come se le tenesse in mano e le fa girare.
da dentro vedo l'esterno di questa cosa che fa girare le parti subliminali, così come se fosse un giocoliere. In questo momento, poi, quando quello che vedo è che quando deve fare quello che vuole fare, ne sceglie qualcuna e le utilizza. Utilizza l'energia e fa i suoi giochetti con il resto. Ok, quante parti subliminali succhia? In contemporanea, 1,5 milioni. Normalmente può arrivare a 1,5 milioni. Sì. Ok, e quanti sono sotto di lui? Quanti credono a lui? Un miliardo e mezzo. Ok, questo Esistono. 1,5 miliardi prende tutte le linee temporali. No, no, no. Adesso sulla in questa linea temporale qua sulla Terra adesso. Tantissimi. Quanti siamo sulla Terra in questo momento, al di là dei dati ufficiali? 9 miliardi 350 milioni. Molti di più di quello che dicono. Va bene, quando è nato Geova? Viene 1200 avanti Cristo. Ok. Sì. Chi è Geova? Un fratello di Zeus? Un Elohim? Allora, è un Elohim, ma come lo vedo come se fosse tipo il secondo gruppo arrivato dopo poco del primo. Da dove? Vedo un gruppo arrivato sulla Terra da... Allora, mi è venuto Nibiru subito. Però è come se quello che ho visto quando mi hai fatto questa domanda, che okay, arrivava da Nibiru, ma è come se prima di stare qua avesse fatto delle tappe, 4-5 tappe su diversi pianeti. Ok, perché non è rimasto negli altri pianeti e è venuto a rompere qua? Ha osservato l'altro gruppo di Elohim, è stato incuriosito di quello che stavano facendo, di come sono riusciti a ciucciare la PS. Si è accorto che qua c'era la PS, che in noi c'era la PS, negli altri Negli posti altri no. no. Ok. Come chi compone il primo gruppo? Fammi un paio di nomi se li conosciamo. Allora, io vedo Gesù, ma quello della... come se fossero due persone diverse. Allora, Geova non è Gesù, in realtà, anche se sulla Terra dicono che vabbè, uno lo chiama in un modo, l'altro nell'altro, ma sono due entità diverse. Allora, c'è Gesù, e poi mi viene Zeus, che però poi non è rimasto lì. Io ho visto Un Zeus, ho primo visto... creatore che è diventato più importante, Sì. risalito. Esatto, sì. Ok, adesso io organizzo un laboratorio, lo creo, entro nella scena, creo un laboratorio con un bel lettino freddo, freddo, freddo di metallo, ci prendo Geova, lo sbatto sopra il lettino e facciamo una bella abduction. Lo analizziamo. Bene, nativa. Prendiamo degli strumenti e analizziamo. Se lui soffre non è un problema, visto che lo fanno spesso con noi, lo facciamo anche loro. Analizziamo il suo DNA fisico, se c'è un fisico, eterico. Allora, in questo momento fisico non c'è, però ogni tanto arriva, ogni tanto viene sulla Terra in qualcuno, quindi lì c'è anche quello fisico.
In questo momento c'è solo eterico. Ed è? Allora, 30% mantidi. Scusa? Sì, vai, vai. Non ho sentito. Vai, 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 tu. 30% mantidi. Ok. 50 felinoide. E l'altro 20 è rettiliano, principalmente felinoide. Ok, di come si chiama la sua razza? Al di là del discorso Elohim che è avvenuto sulla Sì, Terra, lui certo. come si chiama? Come Allora, razza? lui come razza si chiamano Nabani. Vengono da? Mantanabani. Sì, È un pianeta? è un pianeta distante. Così. Ok, a quanto vibra Geova? E a quanto tu? Oh, io sono 250 miliardi. E lui? Geova adesso è 1 milione, adesso in questo momento è 1 milione. Ok, è sua la vibrazione? No, in questo si è alzata perché io e te siamo intorno a lui sul lettino. Ok, stacchiamolo da qualunque vibrazione esogena. Deve vibrare di suo, a quanto vibra? 20.000. 20.000. E a quanto corrisponde la sua sopravvivenza? Intendi quanto può andare in basso? Non meno di Senza scomparire. 5.000. 5.000. Quindi lui vibra 20.000. Sì, media sì. E perché non si connette ai suoi seguaci adesso? In questo momento è perché deve sta prestando attenzione a quello che gli stiamo facendo. Il flusso energetico che gli permette di vibrare, dove passa nel suo corpo eterico? Ha come dei tubicini, come dei semi cilindri tutti intorno, fuori. Che fanno da canale del passaggio dell'energia che prende dall'EPS. Siccome siamo dei dottori che stanno facendo degli esperimenti con la loro cavia, ma differentemente da quello che avviene al contrario, dove ci analizzano ma non ci uccidono, a noi non ce ne frega niente se bah, il soggetto è scomparso. Quindi proviamo, recidiamo questi canali, vediamo cosa succede. Stiamo giocando al piccolo dottore, no? E questo è un cartonato, quindi coscienza. Zero. E poi francamente chi se ne frega, cioè ormai ne abbiamo le palle piene di tutta questa situazione, quindi bisogna anche diventare un po' cattivi, no? Stacchiamoli questi tubicini, vediamo se arriviamo a meno di 5.000. Perché sinceramente nel 2021 parlare ancora di Geova, anche no. 2021 Geova no, basta. Parliamo di altro. Geova ha finito di essere nelle nostre bocche, nei nostri problemi. Vediamo se eliminandolo davvero Geova lo eliminiamo per tutti e si staccano e disconnettono tutti quelli che sono connessi, schiavi a lui. Uno stupido alieno senza parte subliminale, felinoidi, mantide, rettile. Stiamo scherzando, vero? Tanto chiamiamoli tutti quelli connessi, il miliardo e mezzo. E dimmi, recidendo i tubi, che cosa succede? Ogni tubo io li taglio a metà, ok? Quindi esce tutta l'energia delle parti subliminali e torna alle parti subliminali proprietarie. E ogni volta che io taglio a metà questo tubo,
lui si rimpicciolisce. Ok, vai, taglia, taglia, taglia più volte. Taglia come una pazza invasata, non importa, accelera. Questa lunga parentesi dedicata a questo cartonato è fondamentale per Ilaria, ma abbiamo da lavorare anche per Ilaria. Quindi Geova non è così importante fondamentalmente, per noi almeno, anche se stiamo facendo un gran lavoro. Adesso è diventato piatto, è bidimensionale. Ok, a Questo quanto vibra? diaframma bidimensionale. 300. Non c'è più. Ok. Quello che rimane lo tocco con la mia mano, io a quanto vibro? 1.000 miliardi. Ok. Cosa succede se lo tocco con la mano? È diventato tutto energetico e poi è sparito. Ok, quindi questo non è un dio. Io, povero tapino, l'ho toccato con la mano e se n'è andato. Abbiamo fatto un abduction a un dio. Un dio si è lasciato fare un abduction. Non è un dio. Cosa dice la madre? Come avete usato? Come, cosa, come abbiamo usato? Le abbiamo dimostrato che è un impostore, che è un cartonato. Tu hai fatto una cosa che non dovevi fare. Benissimo. Andiamo nella mente collettiva e vediamo dove risiede l'entità, perché c'è sicuramente, a cui la madre è connessa e a cui sono connessi tutti quelli che credono che Geova, il cartonato, sia un dio e non un alieno scemo che è venuto qua a fare la spesa. Gratis. Allora, l'entità nella coscienza collettiva rispetto ai testimoni di Geova sono tre, sono dal sesto all'ottavo grado, da quelli che sono un po' più, da meno invasati a più invasati, diciamo. Ok, la mamma di Ilaria è all'ottavo, ha interferenza dell'ottavo livello. Vedo proprio che è come se facessero, ipnotizzassero le persone con delle frasi, con delle parole continue, come se fossero dei mantra. Fanno proprio il lavaggio del cervello fino a quando riescono a fare dei collegamenti. È molto chiaro, vedo come se riuscissero a cambiare i collegamenti dei neuroni e quindi i pensieri cambiano proprio completamente. Cioè, come se i neuroni fossero delle palline con una lineetta che li collega. Sì, Loro staccano le lineette e esatto, li riconnettono in modo ad altri da neuroni. creare l'ossessione, Sì, esatto, che è alla base della setta. proprio la sudditanza, proprio Ok, la queste dipendenza completa. entità mentali le vede la madre? Sì, gliel'ho fatto vedere proprio davanti quello che faceva. E adesso che fa la madre? È rimasta stupita con la bocca aperta, ma poi cambia tutto d'un colpo, poi dice: no, non è vero, ma perché è l'entità dell'ottavo livello che in quell'istante lì ho proprio visto, ha ricambiato di nuovo il neurone. Ha rifatto dei nuovi cambiamenti. Sì, il cambiamento. Ok, l'entità dell'ottavo livello mentale, l'entità mentale, ora che non esiste più Geova, è più forte? È meno forte? È forte uguale? Non se n'era accorta, era forte uguale finora. Adesso, quando tu l'hai detto, si è reso conto. Era come se fosse in fabbrica, no? Come se era il suo turno e quindi andava avanti in automatico a fare il suo lavoro. Quando tu gli hai fatto notare che Geova non c'era più, si è fermato e è rimasto spiazzato. Sa che può comunque riferirsi a magma, ok? Che
Però è rimasto un attimo spiazzato perché non si era reso conto che Giova non c'era più. Ok, ma il fatto che Genova non ci sia più, come incide in coloro che credono in lui? Di fatto niente, perché esiste lo sesto, settimo, ottavo, con vari nomi, entità mentali, che fanno tutto il lavoro. Sì, adesso è come se si fossero fermati e aspettano delle istruzioni nuove, okay? Un programma nuovo che Magma gli deve dire, perché quello era il programma che gli era stato detto da Geova. Quindi in questo istante sono fermi. Ok. Con queste attuali condizioni, attuali, di adesso, in questo istante, non abbiamo tolto nulla, abbiamo solo analizzato, abbiamo fatto un adduction a Geova, il figlio di Laria vibra a 250, scusa, ha una consapevolezza di 250, a quanto vibra? Lui vibra di norma, cioè lui diciamo nella norma se non alza le vibrazioni che okay, ha 1 miliardo. Ok. Qual è il futuro con queste condizioni attuali? Cosa farà il figlio? Stiamo solo analizzando e osservando dall'esterno, non stiamo dicendo nulla al figlio, non è una sessione per il figlio, siamo solo curiosi. Voglio capire come un ragazzo di 14 anni da 250% di consapevolezza e vibrazione basale molto alta, vede il suo futuro con le attuali condizioni. Allora, vedo che la PS riuscirà con lui a vivere sempre in maniera molto consapevole. Vedo questa immagine, vedo lui con la PS, lui che vive come se non se ne rendesse conto di fare questa cosa, ma come se fosse in alto e vedesse molto chiaro il meccanismo di ciò che gli gira intorno. Come se, è difficile da spiegare, come se questa condizione facesse sì che interferenze in lui non arrivino, perché è naturale così per lui, cioè è tutto esterno, lui fa le cose per sé in automatico. Quindi non ha interferito No. neanche da mentali. È molto strano perché è come se gli girano intorno, è come se riuscissero a entrare un attimo, un minuto e poi li butta fuori, inconsciamente. È veramente strana una cosa. È veramente strana ed è veramente una cosa nuova, mai vista questa. Chi è questo ragazzo? Allora, mi è arrivato che allora, è una PS che ha già vissuto insieme a lei in un'altra vita. Non so come descrivertela. Mi ha detto, sono la PS delle PS. Allora, Allora, ti ti spiego. descrivo quello che Dimmi, sì. vedo. Vedo questa PS come se fosse. Difficile da descrivere. Come se avesse un'altra densità rispetto alle PS che vedo di solito. Non ha niente non ha nessuna funzione di particolare diversa, è solo che Più densa. sì, la vedo più densa e che ha questa capacità di riuscire a essere staccata facilmente Dall'interferenza. esatto, dall'esterno. Ok, in passato abbiamo detto tra di noi, chiacchierando tu ed io, che chi ha una certa percezione, percezione tu, no?
Anima antica non me la sentirete dire mai, ma insomma è un'anima, una parte subliminale molto consapevole, molto matura, molto formata. Quella di questo ragazzo è una di queste, o è Sì. un'altra cosa? Allora, come se fosse, non lo dico, cioè non so come spiegarlo, a livello superiore mi sembra di dire una cosa un po' da sbruffoni, no? Perché non è superiore, è proprio Con una nuova una nuova capacità modalità, esatto. innata. Ok, Sì. quindi una come te che ha delle grandi capacità, una parte subliminale molto evoluta, eccetera, però non nasce con questo, Non nasce, esatto. input innato di mantenere in automatico le parti subliminali e sì, vabbè, le interferenze lontano. Ok. Quindi è una PS delle PS. Lui mi ha detto sono una PS delle PS. Anche detta come? Perla. Te l'ha detto in inglese? Sì. Pearl. Ok. Quanti sono come lui nel mondo adesso? Trecento. 300. E le entità sono preoccupate? Bellissimo perché è come mi fa morire perché è troppo bella questa scena, cioè sono qua che dico sì, tia. Allora è come se fossero tante mosche che arrivano e fanno boom, e sai contro i vetri, come se non vedono il vetro e scontrano perché ce ne sono alcune tipo i rettili così Che che vanno prendono contro come se di prendessero la rincorsa, come se prendessero la rincorsa per provare a entrare, come se provassero i vari modi, no? Passo da sotto, provo di qua, provo con un altro modo. Ma proprio non riescono. Ogni tanto le entità mentali, vedo, le entità mentali riescono a entrare per qualche secondo, ma poi le spelle in un Vabbè, ma attimo. quello è normale. Non so, il ragazzo prende un brutto voto, che ne so, lo sto inventando. So, Si basta. demoralizza un po', poi dice: ma sti cavoli, studierò di più e la prossima volta prendo 9. No. Esatto. Tanto c'è la mamma che si sventaglia, lo dico a te perché non credo che censurerà il suo riquadro. No? 300, che bel numero. Allora, questo ragazzo può alzare la sua frequenza al massimo e contemporaneamente toccare la terra e alzare la frequenza della Terra, visto che è una perla. È nelle sue capacità? Non so perché ti faccio questa domanda. Allora, ho provato a farglielo fare, è arrivato altissimo. Non tanto perché poi se no non riesce più ad agire, però è arrivato più o meno come 250 miliardi. Ok, e ha messo, ha toccato il campo proprio, il campo terrestre e ha mandato un'onda. Gli ho detto Ok, che manda l'onda. chiamiamo gli altri 299, li informiamo di tutte le cose che abbiamo detto, fatto, di tutte le sessioni e li informiamo che sono 299 perle insieme al figlio di Ilaria, che se vogliono possono alzare la propria frequenza e fare esperimenti per alzare la frequenza in questo momento storico importantissimo della Terra fino a livelli fino a ieri impensabili. Quando mi hai detto di chiamarli, è come se si riconoscessero e quindi si sono uniti come se fossero diventati non un'unica PS, ma quasi. Cioè molto adesi tra di loro. Poi quando gli hai detto di alzare le frequenze della Terra, si sono proprio messi. Quello che vedevo prima, che faceva solo la PS del figlio di Ilaria. L'hanno fatto tutto assieme, ma è una cosa proprio. Adesso vedo la terra che vibra proprio a quell'intensità lì e continua a vibrare così, tipo uno Ok, shakeramento. possono mantenerla questa vibrazione per un anno? Ogni tanto però devono fermarsi perché è troppo. Ok, possono farlo?
Possono farlo, sì. Ok, li invitiamo allora a farlo, specialmente nei prossimi mesi in maniera costante, in modo tale che le mosche si schiaccino tutte sui vetri, in modo tale che ci sia veramente il cambiamento e la svolta. L'accettano? Sì, Questo invito. ben contenti. Sì. Siccome lei e lui, il figlio, hanno vissuto delle altre vite insieme, senza andare ad analizzarle, perché il figlio è una PS delle PS e lei no? Solo per una questione di tempo, cioè che lui oggi, tempi maturi, ha 14 anni e lei no, perché è la madre. Mi è arrivato molto chiaro. Si sono incrociati in quella vita lì, ma non per forza. Sono legati dipendenti. Esatto, cioè, lui era, la PS di lui era già, aveva già fatto tantissime altre esperienze, molte di più di lei, okay? Quindi nella sua consapevolezza, nella sua evoluzione è più avanti. Poi spostano le vite, vero? Cioè, spostano le linee temporali, così, però in questo momento io la vedo così, questa Ma cosa. lui diventa una PS delle PS o nasce PS delle PS? No, diventa, è diventato PS delle PS. In quale vita? Ci facciamo i suoi fatti ogni un momento solo. Quale esperienza gli ha fatto fare questo salto? Allora, era un soldato. Fine 9, scusa, fine 800, inizio 900, ed era in battaglia. È stato colpito e prima che lo soccorressero ha sofferto parecchio e non ha perso i sensi, ha iniziato a delirare e in quel momento lì è stato in grado di vedere tutti gli esseri che erano intorno a lui. Ok? Ha avuto come un istante in cui è riuscito a riprendere forza, ok, forza e lucidità ed è riuscito a scacciarli via. E poi, vabbè, l'hanno soccorso, ha perso proprio i sensi. Vabbè, morto. Però ha imparato Ha com'è imparato, possibile. sì, ha proprio fatto l'esperienza. Molto interessante. Va bene, prima di finire il lavoro con Ilaria, prendiamo questa esperienza e offriamola a tutti, PS e PE. L'essenza delle PS delle PS, quindi l'essenza di questo ragazzo, questa perla, chiediamogli se vuole offrirla e condividerla con tutte le parti subliminali e tutte le parti eteriche, visto che l'informazione è la stessa e tutti siamo uno. La sta già distribuendo e mentre la distribuisce è come se si arricchisse, come se sentisse l'energia di tutte le PS che aumenta e diventa più forte e diventa più forte anche lui, anche la sua PS di questo ragazzo. È proprio la che cioè sento addirittura una cosa proprio una forza incredibile. Nel Io ragazzo. No, sì, nel ragazzo e che si espande in tutto. In quel momento che ero lì, io sono andata a vibrare di colpo tantissimo. Dammi dei numeri. Dunque, il ragazzo stava all'inizio di suo a 1 miliardo. Sì, siamo arrivati a 50 miliardi di miliardi, non so come si dice. Il ragazzo in generale. Insieme, in quel momento lì, ero anch'io là. Ok. La trasferiamo alla Terra, cioè a tutti. E condividiamo più che trasferiamo.
Elena. Ah, non ti muovevi. Pensavo fossi bloccata. Ah, no. Mi sembrava respirassi, ma oddio, è morta. O è bloccata, speriamo sia bloccata. Che succede? ero lì, vedo proprio come se fosse, sai quando si innaffia il prato, che scendono le gocce gentilmente, ecco, la vibrazione, addirittura una luce chiara di vibrazione, le goccioline di vibrazione a quella forza, cioè a quella frequenza là, che va su tutta la terra, su tutte le PS, su tutto. Più. E Ilaria, come la vedi? L'aria la vedo come se può, è molto più leggera, molto più libera, la vedo lucente, quasi che vola, molto sorridente, molto allegra, che guarda la PS del figlio, molto soddisfatta. Ok. Orgogliosa anche. Vuole lasciarsi un messaggio? Cioè, insieme o in alternativa, il figlio vuole lasciarle un ulteriore messaggio oltre a quello di prima. Partiamo da lei. Lei è se stessa. Finalmente mi sento libera e mi sento molto più leggera. Sono niente, questo più che altro, mi sento proprio libera. Ok, e relativamente al lavoro, che è la cosa fondamentale per la quale possiamo passare una bella vita o una brutta vita? Non vedo l'ora di poter fare finalmente quello che mi piace fare. La vedo come se si sfregasse le mani della serie. Oh là, da dove inizio? Ok, e il figlio? Il figlio Beh, io il dice adesso, figlio. Sì, dimmi, dimmi. puoi fare tutto quello che faccio io, senza alcun problema. Ok, il figlio è venuto qui a fare però un lavoro insieme agli altri Sì. 299. Lo faranno adesso che gli abbiamo dato alcuni input nuovi? Ok, con costanza tutti i giorni? A qualunque costo? Ok, quali prodotti. Quali effetti si vedranno? Un trasferimento di energia imprevista per le entità e per tutti. Allora, vedo come se come posso chiamarli? Vedo una parte che comprende l'entità e anche la parte poco consapevole delle persone o le persone cattive, malvagie, che cadono a terra come. Aspetta, un'immagine, come se fossero dei burattini di legno piatti, burattini, come se fossero delle. Sagome. Esatto, delle sagome in piedi piatte, no? Di legno piatte, e vengono tutte buttate giù. Ah, tipo il gioco Indovina chi che tiravi giù le facce, no? Ecco, così tutto. E invece quelli consapevoli, soprattutto loro, ma tutti quelli, le PS molto consapevoli, molto pure, molto oneste, fanno proprio come se fosse un enorme cespuglio di foglie e di rami in mezzo che cresce e aumenta l'energia della terra tantissimo. Va bene. Questa cosa può fare questo. Ti è piaciuto? Quello che hai visto? Sì. Ultima immagine su Ilaria. Come la vedi? Praticamente dice, dai, dai, che io devo andare a fare. Ok, va bene, allora la salutiamo. Quindi Elena, disconnettiti da tutto e tutti, dimmi quando sei pronta per tornare al tempo presente, dal quale ti sto parlando. Va tutto con calma. Pronta? Sicura? Ok. Conto da 1 a 5, al 5 sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1.
2, 3, 4 e 5 apri gli occhi. Buongiorno, come stai? Ti Ciao, 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 benissimo. Che bello che era. sei Mi divertita? sono divertita al mondo. L'universo. Prego Ilaria, esatto, prego Ilaria, vai con il tuo microfono. Eccoti. Ok. Ciao. Come va? Bene. È stata tutta una sorpresa.